Questa è una vera emergenza, importante emergenza sanitaria che ci ha travolto ed è anche a tutti gli effetti un'emergenza economica. E condivido pienamente l'apprensione delle nostre imprese, dei nostri artigiani, dei nostri operai, dei commercianti e in generale di tutte le categorie produttive San Benedettine, di tutti i cittadini. Perché dopo il sisma, dopo le emergenze per le piene del Po, del Secchia, l'emergenza per il ponte del Po, ci siamo visti stavolta il blocco di tutti i cantieri, compreso quello del ponte. E questo aumenta le nostre preoccupazioni, perché i lavori hanno visto una sospensione e non abbiamo notizie del famoso accordo tra provincia e Toto che doveva concludersi entro il 29 febbraio. Accordo necessario per vedere una ripresa dei lavori con un cronoprogramma certo e auspichiamo tempi certi di fine lavoro, dopo continui rinvii, promesse, continui intoppi in corso d'opera. Questa certezza in un momento difficile come quello che stiamo attraversando, sono certo che creerebbe quel clima di positività e di speranza che come comunità San Benedettina ci meritiamo.